Signore e signori, bentornati sul mio canale. Qui è il vostro Tono Kid, chi vi parla. Oggi siamo tornati con Formula 1 Manager 2022, 23, no, magari. Pronti a far scendere in pista i nostri piloti. Siamo in Canada, signori, a Montreal. E c'è stato qualche problema nelle prove libere, nel senso che c'è stata un po' di pioggia nelle prove libere 2 e 3 anche. E quindi il buon Albon non è riuscito, ahimè, ad acclimatarsi molto al tracciato. Però le bonus prestazioni comunque 15 su 15. Ci sarà pioggia sia in gara e deduco anche in qualifica, perché ne abbiamo vista poca nelle prove libere 3. Quindi infatti si va subito con gomma intermedia. Va bene, che fa? No, non va bene. Attenzione, signori, continuo a rischiare l'erroraccio, dimenticandomi delle componenti, cosa fondamentale, perché già la nostra auto fa schifo, va piano, ci manca solo di gareggiare con delle componenti distrutte, usurate, da buttare. Anche no, insomma. Allora, scatola del cambio, la terza e via. Pronti, signori? Andiamo in pista. Qualifiche. Ready to check. Usciamo subito con tutti e due come al solito. Vediamo anche la situazione pioggia. Ma dovrebbe anche smettere, quindi... Quindi vabbè, facciamo un giro giusto per... ma poi montiamo gomma soft, io direi. Si sa mai, che potrebbe venire a... tornare a piovere da un momento all'altro. Sì, no, tanto devono rientrare, non ti preoccupare. Vediamo quanto durerà questa pioggia. Basta, già finita la pioggia. Noi riconfiguriamo, gli mettiamo gomma soft, tutti e due, e aspettiamo il momento in cui proprio la pista si asciuga. Non adesso. Ma si asciuga la pista? E in realtà adesso sta piovigginando ancora. Tra 2 minuti smette di piovere e... Ah, perché è cambiato. Attenzione, potrebbe essere un colpaccio, signori. Potrebbe essere un colpaccio. Forse adesso stanno migliorando le condizioni, ma abbastanza da... Ah, noi ci proviamo con le soft. Ci proviamo. Sì, sì, ma penso che anche gli altri usciranno con gomma soft, eh. Sì, esatto, tutti con gomma soft, quindi è finito il sogno, è finito il sogno, non riusciremo a fare nulla di buono, credo. E infatti, attenzione, Gasly però riesce a metterla in Q2, incredibile. Albon 19esimo, dietro anche all'Aston Martin di Vettel, dietro anche alla Tifi. Invece Gasly la mette là in 13esima, bravo Gasly, bravo Gasly. E quindi niente, andiamo con... Q2, mettiamo gomma usata prima. Oddio, vediamo effettivamente il clima com'è, perché se per sbaglio torna la pioggia, sembrerebbe di no. Insomma, non conviene fare un giro con gomma usata. Green light. Vediamo cosa riesce a combinare Gasly. Credo poco, perché effettivamente la nostra auto è un po' quello che è, insomma. Possiamo pretendere prestazioni da un'auto che non va. Dobbiamo soffrire ancora un po' finché non arriveranno aggiornamenti importanti, e uno dei prossimi credo che sia abbastanza importante. Non mi ricordo se sarà il telaio o sottoscocca, forse, non lo so. Sembra il telaio, però. Vediamo. Al momento comunque è in una buona undicesima? Con gomma usata, attenzione. Vai. Facciamolo uscire per primo, signori. Così non ha problematiche di bandiere gialle. Magari la crea lui. Ci andrebbe anche bene un 11esima posizione. Si migliora leggermente. Qualche millesimo. Magnussen la mette in 13esima. Zu la mette addirittura in 8ª. Arrivano via via tutti gli altri. E Gasly scivola in 14esima. Va bene. Ci può stare, onestamente. Non possiamo pretendere di più da questa auto. Gasly sta facendo il massimo, se non addirittura oltre il massimo delle sue potenzialità, quindi va bene. Ok, per la gara non sappiamo quando arriverà la pioggia, arriverà verso la fine. Ma quanta pioggia intermedia? Intermedia che potrebbe
qua puoi essere soft. Allora, io direi di cercare di arrivare alla pioggia senza fare soste. O facendo... Allora, ipotizziamo di andare a cannone con la soft e a cannone con una media. Non ci arriviamo, perfetto. Facciamo media media. Per capire se ci conviene oppure no, sto sbagliando tutto. Qua devo andare. Ok. Insomma, potrebbe essere anche conveniente, ma non lo sappiamo. Sicuramente con la dura possiamo fare così ed eventualmente allungare in modo che valutiamo quando arriva la pioggia. Forse così è meglio. Beh, in realtà diciamo che la strategia sulle previsioni è questa. Ma dovrebbe smettere. Teoricamente potrebbe essere questa. Oppure ancora potrebbe essere questa, facendo dura, che non ce la seleziona perché ce l'abbiamo già selezionata qua, dura fino alla pioggia, ok, intermedia e poi ovviamente una soft. Non lo so, onestamente ci dà 11 secondi di differenza tra queste soste, forse conviene andare dritti con la dura, però sono 46 giri. Fare una sosta in meno, ma qui andare con un ritmo molto più aggressivo. Azzardiamo. E azzarderei questa. Facciamo... Siccome lo scorso Gran Premio a Baku abbiamo fatto fare una sosta in più, cioè o meglio, la strategia era di far fare una sosta in più ad Albon, che poi alla fine non ne si è fatto nulla perché c'è stata una safety car. Io farei a questo punto il contrario oggi, quindi la strategia con una sosta in meno la facciamo fare al buon Albon, intermedia e soft finale. Perfetto. Vediamo, questa è la strategia su misura in base alle previsioni del tempo. Poi bisogna vedere perché può cambiare tutto. Partiamo ovviamente benzina in più, tutti a cannone e pronti. Strategia impostata, vediamo se andrà tutto C'è un bene. Non lo bellissimo so, cielo però la azzurro che pioggia porta dà sfondo ai piloti quell'incertezza in sulla più alla griglia di gara. Quindi partenza. attenzione perché potremmo tirar fuori qualcosa di Ecco qui, buono Pierre dal Gasly. cilindro. Gasly grande. I piloti sono Però pronti e non pronti, signori vedono l'ora concentrati, di si accendono i iniziare il semafori di Gran 2, Premio del 3, Canada. 4 sui motori Si 5 allo spengono le spegnimento, il luci via del e Gran via, Premio del partite. Canada con Bottas che parte, attenzione, in quarta posizione con la sua Alfa Romeo. Gasly che è in lotta con Magnussen, difende per il momento la posizione. Attenzione, l'allergia primaverile. Nuova posizione conquistata dalla Williams. Albon su Stroll? Beh, non dovevi neanche starci dietro Stroll, onestamente. Vuol dire che ti aveva superato in partenza. Comunque, Gasly tiene la posizione su Magnussen e si mette all'inseguimento di Tsunoda. Partenza discreta, onesta. Andiamo subito però in... Ah, Gasly l'ho già messo... Vabbè, teniamolo così, Gasly. Ok, attenzione Gasly, l'attacco su Tsunoda riesce a tenere la posizione, bravo Gasly. E va, l'inseguimento adesso di C'è Fernando stato il Alonso. sorpasso della Williams. Quasi quasi io l'Ersa adesso lo tengo. Entrambi i piloti, non lo uso tutto. Perché un cincinino lo vorrei...
tenere da parte. Ok, DRS attivo, perfetto. Albon però è lontano da Latifi. Vediamo cosa riescono a combinare i nostri piloti. E vediamo soprattutto se la strategia funzionerà. Ci sono tanti piloti che fanno la sosta perché la media non può arrivare fino alla pioggia e neanche la soft, ovviamente. L'unico su gomma dura è Albon. Al momento la pioggia è sempre prevista per il 44. E ci fermiamo a... abbiamo messo 45, quindi ok. Comunque siamo lì. Ma invece dovrebbe smettere abbastanza presto in realtà. Per asciugarsi gli ultimi due giri non so quanto converrà mettere la gomma soft, però... oddio, noi l'abbiamo messa addirittura qua, ma ovviamente qua la strategia non è tanto così, ma sarà così più o meno indicativamente. Io intanto facciamo così, modifichiamola già, che almeno... perché sicuro ora che si asciuga la pista qualche giro passa, perciò... però vediamo se vale la pena effettivamente fare quell'ultima sosta oppure no. Oppure no. Al di là degli pneumatici vediamo il distacco. Perché Albon è già a 2 secondi dalla Latifi, ottimo. Beh, a gomma dura, per carità, però... insomma... dalla Latifi. Qua intanto Gasly spinge. Settore 1 bandiere gialle. C'è stato un Magnussen, Magnussen. Scivola dietro anche a Stroll, va in ultima posizione. Ha esagerato, ruote bloccate. Perciò una posizione guadagnata da Albon. Qui siamo sempre su Gasly, c'è questo trenino che parte da Zhou. Con Ocon, Ricciardo, Norris e Alonso qui davanti. Dietro Tsunoda, 1 secondo e 1, potrebbe essere una buona cosa questa, eh. Tanto arriva il nuvoloso. Proviamo sempre. Previsioni più o meno. Ci siamo. Vediamo se Gasly riesce a stare attaccato al gruppone o se si staccherà piano piano. Direi che possiamo andare avanti abbastanza veloce. Albon è sempre lì che dà, toglie il DRS a Stroll. Però con gomma dura lui farà una sosta in meno, ma non so quanto sia favorevole questa strategia per Albon. Stiamo forse un po' sbagliando ad Albon le strategie, purtroppo. Però si è attaccato Tsunoda qua dietro? Sì. Vabbè, andiamo avanti veloce. È tornato Magnussen su Albon. Diamo mentre Zhou bloccaggio. Guardiamo e finisce meglio. Dietro. Qui abbiamo Joe, perché era davanti a pilotare questo gruppone e finisce dietro. Guadagna una posizione Gasly. Adesso a guidare il gruppo c'è Ocon. Con Gasly però un po' in difficoltà. Ma si avvicina tanto. Fotocellula e DRS. Ok. Albon viene superato da Magnussen. Vediamo giustamente. Cosa è successo. Haas ne ha di più rispetto alla nostra Williams. E Albon sicuramente non è top pilota. Poi gomma soft per Magnussen. Va bene, si è attaccato Stroll però. Attenzione, Albon ci riprova. DRS. Mamma mia, ci crede Albon con la gomma dura. Però questo è un problema perché insomma perdiamo tempo. C'è stato e soprattutto ci guadagna Stroll più che altro. Va bene, andiamo ancora avanti. Allora, Latifi è il primo a fermarsi. Latifi che aveva gomma... soft se non sbaglio. Oddio, cronologia gomme. Latifi... no, gomma media, attenzione, ha fatto solo 16 giri con gomma media. Strategia alquanto bizzarra per Latifi e l'Alfa Tauri. Gasly rimane sempre in 12esima. Albon riesce al momento a stare da... avanti. Safety car. Safety car. No, è Albon! Albon a muro, signori. Vaffanculo. Okay. Magnussen. Ci ha tamponati Magnussen. Vediamo un po'. Per forza. Era dietro.
Stroll ha fatto strike. Ma contatto. Ma non ci voglio credere. Ma non ci voglio credere. Ma non ci voglio credere. P0. Quel maledetto pezzo di merda di Stroll. Yes. Ne ha fatti fuori due in un colpo. Cioè, questo corre in Formula 1 solo perché c'è il padre che paga. Pazzesco. 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 Imbarazzante. Imbarazzante. Albon fatto fuori da Stroll. Vedi cosa significa navigare in acque profonde, eh? Essere lì dietro. Noi qua adesso ci saremmo dovuti fermare, mo. Vettel a 9 secondi. Perdiamo poche posizioni se ci fermiamo adesso. Però però cazzo, le gomme dure. Vabbè, durano. Secondo me ci conviene fermarci intanto che c'è la safety car. Dovremmo perdere, credo, solo una, al massimo due posizioni. Ferma Bottas. Forse due posizioni su Alonso anche. Lo vediamo anche a livello di pioggia. Insomma, arriva prima la pioggia. Ok, si ferma Gasly, si fermano anche Bottas e Norris. Vediamo Vettel, arriva, ci sorpassa. Arriva Alonso insieme a Tsunoda. Passano anche loro, ma qua togliamo il limitatore e siamo davanti all'Alonso. Ok, bene. Non abbiamo perso molte posizioni. Soprattutto adesso possiamo... Ma ha tolto la strategia. Ma in realtà la pioggia dovrebbe arrivare, se non sbaglio, giro 43. 43. Noi mettiamo la sosta al 43. Poi fino in fondo. Per ora sì. Va bene. Safety car. Vediamo di ricongiungerci. E poi si riparte. Penso il prossimo giro. Verso okay, carico perfetto. La benzina stiamo caricando. Le gomme saranno fredde, ma sti cazzi. Safety car in questo giro. Qua cosa? Finestra box tra. Attiva. Ah no, ok, ma ci siamo già fermati. Va bene. Si riparte dunque. Andiamo all'attacco e lo manteniamo questo attacco. Davanti a noi, gomme. Quelli davanti non si sono fermati. Si è fermato Norris e botta se basta. Si riparte, signori, riparte la gara. Qua in Canada comunque qualcosa succede sempre, eh. Una pista abbastanza maledetta. Dietro di noi invece si è fermato Alonso, sì, si sono fermati tutti dietro. Quindi potenzialmente possiamo essere terzi, se si fermano tutti quelli davanti. Però poi comunque attenzione, Gasly ci prova su Norris e ci riesce. Ci riesce. Bravo Gasly. Sbagliato. Adesso punta Vettel. Nuova posizione conquistata dalla Williams. A velocità però l'Aston Martin, sul rettilineo. Deve farlo qua adesso, in uscita dall'ultima curva. Non lo fa, perfetto. Perdiamo tempo però così, Gasly. Bravo, bravo qua all'esterno. Bravo, spinge adesso, devi ritornare sotto il secondo. Bravissimo. C'è stato il sorpasso. Vai di neutro, anzi vai di accumulo un attimo che cerchiamo di... Ok, recuperare un po'. E poi vai di neutro. Vediamo cosa riesce a combinare Gasly, che si trova in decima posizione dietro ad Ocon, che si deve ancora fermare però. DRS attivo e... Ci ha tolto ancora la strategia, ma porca di quella puttana. Oh! Ma porca Eva. Io non riesco a capire. 42 doveva arrivare la pioggia, giusto? 42. E che cazzo. Oddio, qua però il tracciato si asciuga, eh. Al 65. Io una soft al 65 la metterei. Ok.
anche 64. Cioè, vediamo poi. Perché, insomma, 5 giri sono tanti su una gomma da bagnato con la pista asciutta. Vediamo cosa riesce a combinare questo fatto di andare in attacco per tutti questi giri. È pericoloso, però potrebbe portare degli ottimi risultati. Nel frattempo abbiamo dietro Vettel che può fare un po' da tappo, anche se ha la gomma soft. Oddio, da tappo, però occhio che magari questo arriva e ci... Ricciardo in difficoltà perché gomma soft usata. Non se riesce a fare un sorpassino. Proviamo a gestire un po' l'ERS, nel senso fargli usare la potenza in queste ripartenze qui. DRS, ma non riesce. Qua forse è meglio farglielo usare, poi lo finirà, ma il prossimo giro recuperiamo un po'. Non ha lo spunto. Attenzione Ricciardo su Ocon. Infilati Gasly. No, facciamogli recuperare ancora un po' allora. Dietro di noi Norris che ha superato Vettel, quindi... Mo arriva, Norris, mo arriva. Anzi, è già qua, no, Norris in realtà. Il problema è che qui dobbiamo un attimo... Vabbè, intanto recuperiamo. Davanti vanno troppo veloci. Bottas... Da Bottas in su vanno troppo veloci. Dobbiamo preoccuparci di quelli dietro che hanno già fatto la sosta, tipo Alonso, tipo Norris che è già arrivato. E così via. Vettel ha fatto poco da tappo. Si ferma Sainz. Si ferma anche Ricciardo. Adesso noi dobbiamo andare con Ocon. Cercare di stargli vicino. No, io qua volevo vedere in realtà... Tracciato sempre al 42. Ok, facciamo il tracciato. Strategia delle gomme la vediamo qua. Che ovviamente abbiamo più gomma. Ha superato Ocon. Bravo. Ce lo siamo persi. Andiamo a rivedercelo. Rivediamola. È Pierre Gasly. DRS. Sì, si mette all'interno. E via. Bisogna riportare in alto il nome della Williams, signori. Tornare ai bei vecchi tempi. Cui vinceva gran premi e campionati. Certo, se Albon viene tamponato male da Stroll. Anche il buon Magnussen. E tra l'altro ha preso una penalità per averci tamponati, credo. Ma è stato tutto un effetto della noncuranza di Stroll. Però dettagli. Vediamo quanto riusciremo a resistere agli attacchi di Norris, perché qua la benzina adesso dobbiamo un attimo calare e poi magari andiamo un attimo veloci. Davanti non si sono ancora fermati tutti. Esatto, mancano ancora i 5 davanti che hanno gomma media. Probabilmente cercano di arrivare. Sono tanti giri però, sono tanti giri. Va bene, direi di andare in equilibrata e andare abbastanza veloci. Rain still coming. Okay. Allora, al 32esimo giro ci dicono potrebbe iniziare a piovere, ma secondo il nostro meteo ne mancano ancora 10. Oddio, sta anticipando sempre di più, 41. Attenzione. 41, 63. Noi aggiorniamo. Qua con Norris c'è stato un po' di cambi di posizione con Norris. Si è fermato Sainz, si è fermato ed è finito ovviamente molto indietro. Si devono fermare ancora gli altri invece. Anche Hamilton si deve fermare. Attenzione, siamo qui. Siamo vicini comunque noi a questi qua davanti, Si devono fermare tutti tranne Bottas. Bottas potrebbe clamorosamente trovarsi in prima posizione. Attenzione! Norris intanto un secondo e tre. Mamma mia, Gasly sta prendendo ritmo adesso. Sta prendendo ritmo ed è in zona quasi DRS di Hamilton. Attenzione a Gasly. Vedete come una safety car può cambiare totalmente la gara, in positivo e in negativo, perché ci siamo fermati al momento giusto.
E adesso ci ritroviamo in una ipotetica seconda posizione, perché se si fermano tutti qua davanti finiamo secondi, eh. Però poi siamo solo a metà gara, quindi è bella lunga la storia. Qua intanto DRS, se tutto va bene DRS. Sì. Come no? C'è una DRS? E non l'ha usato sul rettilineo? Non ho mica capita io questa. Scusami, qua c'è il DRS. Ok, qua lo usa. Probabilmente la fotocellula non... tra oltre il secondo. Vabbè. Comunque, vediamo. Adesso si è accodato Gasly. Non credo abbia le forze e la velocità per provare un sorpasso. Soprattutto perché tutti questi qua davanti hanno DRS, quindi... un po' improbabile la cosa. Come inizia a piovere? Ma che cazzo di meteorologi abbiamo? Ma porca di quella troia! Dobbiamo migliorare il centro meteorologico, non c'è niente da fare. E piove già, signori, quindi... E che ce l'ha detto sul traguardo, cazzo. E mo che si fa? Ci si ferma. Sì, ci si ferma adesso. Ci si ferma adesso. Per forza. Perché è arrivata in anticipo la pioggia, signori. Quindi non sappiamo neanche quando smetterà. Non si fermano Leclerc, Perez e Russell? Perché si stanno fermando i loro compagni. Cioè, oddio, Leclerc in realtà... Ah, fermano Sainz, che è dietro. Che mongoli. Attenzione ai box. Superiamo Bottas. Che è ancora fermo i box in realtà. Non lo fanno uscire Bottas. Attenzione. Attenzione. Non mi interessa. E adesso qua, signori, siamo... Oh, Hamilton che è rimasto bloccato da Mick. Attenzione. Attenzione. Superali, vai, vai, vai. C'è stato il sorpasso della Williams. Attenzione perché Gasly, signori, è ipoteticamente in prima posizione. La Williams prende più posizioni in un colpo solo. Attenzione, incredibile. Incredibile. Cioè, Hamilton che ci raggiungerà, ci mangerà ovviamente a 6 secondi. Ma attenzione perché... in maniera inaspettata ci ritroviamo in prima posizione e qua si inizia a sudare, manca troppo, non sappiamo le previsioni come saranno perché ovviamente non lo sappiamo. Io ci credo in questo sole, io ci credo nella pista che si asciuga, anche perché con le gomme andando al massimo non ci arriviamo alla fine, quindi è un po' problematica la situazione. Direi che possiamo andare avanti con tranquillità, ok? Andiamo avanti veloci e vediamo se succede qualcosa, sperando non succeda troppo, insomma. Settore 1 bandiere gialle. Hamilton, gliel'ho gufata, signori. Lewis Hamilton, mamma mia, Nostradamus. Ha bloccato le ruote, ma poteva anche andare peggio. Dobbiamo stare attenti però, perché insomma le condizioni non sono delle migliori. Andiamo avanti così però con la gomma. Allora, vediamo. Abbiamo 7 secondi e mezzo. Vediamo con aggressivo come va. Andiamo avanti un po' veloce. No. Safety car, non ci credo. Non ci voglio credere. Sono passati due giri, penso. Sembra ci sia stato un contatto. Vediamo cos'è successo. No, Stroll maledetto. Vediamola. Ancora. Ecco, stavolta l'ha subito. Latifi su Stroll. Pazzesco. Ecco. Stavamo guadagnando su Alonso noi, signori, in seconda posizione. Non ci credo.
Beh, questo è il karma però per Stroll, possiamo dirlo. Che sfiga. Avevo messo aggressivo, stavamo guadagnando comunque su Alonso e insomma sarebbe stato importante non avere questa safety car, onestamente. Adesso dobbiamo capire com'è la situazione pioggia, perché qua le previsioni sono totalmente sballate. Totalmente sballate, la safety car rientra adesso. Dovremmo ovviamente spingere, questo poco ma sicuro. Vai. Guardiamoci alle spalle e prepariamo l'attacco. Ancora presto, eh. Safety car quasi alla chicane, facciamo tac tac e tac. Parte Gasly, forse non la miglior ripartenza che potesse fare, però guarda lì l'Hers come lo sfruttiamo. Il problema è che adesso c'è Verstappen dietro Alonso attaccato e lo prende in un batter d'occhio, probabilmente. Non ti preoccupare, vai avanti. Giusto che si scaldino le gomme. Vediamo, vediamo. Un secondo e sette. No, no, dal leader, dammi l'intervallo, perché Verstappen è incollato. Adesso appena avrà l'opportunità... Non c'è DRS, per carità, però... appena ha l'opportunità lo fa al sorpasso. Mi ha recuperato un po' di benzina e anche un po' di ERS così facendo. E io quasi quasi me lo terrei anche da parte. Nel senso, forse non c'è bisogno di andare così prepotentemente forti. Vediamo, perché 3 secondi e 1. Vediamo cosa succede. Soprattutto vediamo il tempo, perché... Vai a capire te adesso cosa cazzo... Centro meteorologico, una delle priorità, perché quando ci sono gare con pioggia, se si ha la precisione nelle previsioni, si può davvero fare qualcosa di buono. Poi per carità, anche senza avere le previsioni, in base a dove si è sulla pista, inizia a piovere, si decide se entrare subito oppure no. Però le previsioni aiutano, quello poco ma sicuro. 4 secondi su Alonso, Verstappen non riesce a superarlo, molto bene. Molto bene. Direi andiamo avanti con calma. No! Qualcuno ha bloccato le ruote. Fernando, ecco, bloccaggio. Rivediamola. Ci ecco stava facendo il tappone su Verstappen. Stava per perdere e finisce in fondo, non ci credo. Parcheggia l'auto. Adesso Verstappen 5 secondi e 6 arriverà. Arriverà sicuramente. 5-7, attenzione. 5-6, perfetto. 5-7. 5-8. 5-8? Oh, qua dobbiamo calare con la benzina adesso. 5-8? 5-9? 5-9? Chi offre 5-9? 6 secondi. Signori Gasly, attenzione perché sta facendo un garone. Un garone! Sappiamo se dovremmo arrivare in fondo con queste gomme, con questo ritmo. Però, occhio, 6 secondi. Sainz magari prova con un attacchino, perdete un po' di tempo. Andiamo avanti. Andiamo avanti ancora 20 giri alla fine. Per ora il tracciato è bagnato al punto giusto, direi. Qua adesso caliamo, dai, iniziamo già a calare. 6 secondi. Vediamo cosa succede. Signori, mi sa che è arrivato quel momento. È arrivato quel momento. È arrivato quel momento, attivano il DRS, quindi non ci sarà più pioggia. Si spera, perché se mi fermo e c'è la pioggia io mi incazzo. Andiamo a vedere la strategia, perché se noi ci fermiamo all'istante con gomma media al massimo ci arriviamo. Gomma soft no, però possiamo andare così con gomma soft. Io direi di sì, io direi proprio di sì. Quindi in realtà gli diciamo box in questo giro. Sì, signore, dobbiamo fermarci adesso. Oddio, oddio, aspetta però, perché ha ripreso. Aspetta, aspetta, annulla tutto. Ha ripreso a piovere. Non si capisce niente. Ma che previsioni ci avete dato? Ma... Niente, signori, dobbiamo andare un po' a sentimento. Sainz intanto supera Verstappen e sono sempre a 6 secondi. Andiamo avanti.
Niente, signori, non... non so cosa sia... 5-8, occhio perché guadagnano, eh. Che fai? Vediamo, aspettiamo. Sembrava potesse smettere di piovere, invece no. La prima cosa che faccio adesso, dopo il Gran Premio, è aumentare il centro meteorologico, perché investire... Perché, insomma, queste previsioni un po' così vanno affatto bene. Qua la strategia, rimettiamo per favore, cioè togliamola la strategia. Ok, così almeno abbiamo una... Ok, uno sguardo alle gomme intermedie. 5 secondi, sta guadagnando adesso Sainz. Forse è per quello che l'ha fatto passare Verstappen, maledetto. C'è il sole però. C'è il sole, ma... pista si asciuga piano piano. Però si asciuga. 4-7, occhio... occhio, perché siamo davanti e se scegliamo di fermarci dobbiamo farlo al momento giusto. 4-6, io quasi quasi adesso gli dico di andare in attacco, così almeno accelera un po'. Teniamogli anche un po' di benzina, no, la benzina teniamola per dopo. Ecco qua, 1,84, nessuno si ferma. Ha smesso di piovere, ok, adesso si asciugherà molto più velocemente la pista. Però se non è questo giro, potrebbe essere il prossimo, quello decisivo. Sono intanto a 4... non mi interessa, vai avanti. Sono intanto a 4 secondi e 2. Continuano a guadagnare poco alla volta, ma guadagnano. 4 e 3. Non è ancora asciuttissima la pista, quindi proseguirei un altro giro e vediamo. Poi intanto le previsioni. 'Trebbe essere necessario un altro giro ancora, oltre a questo. 4 secondi, guadagnano. Potrebbe essere una cosa clamorosa quando mancano 13 giri alla fine. 3-7, però stanno arrivando. E se montiamo gomma d'asciutto è finita, mi sa, eh. Mi sa che è finita. E adesso potrebbe essere un po' azzardato. Ci proviamo? Ci proviamo adesso? Ci proviamo adesso. Sì, signori, perché 1,16, 1,15. Se loro non si fermano, fanno un altro giro con gomma intermedia e non si fermano. Noi dobbiamo guadagnare qui adesso, perché la pista si asciuga. Guarda lì, usciamo precisi quando è un millimetro più o meno. No, cazzo, rallenti. Vai di potenza. Rischiamo, eh. Stiamo ottimo rischiando in questo momento. Per l'Alpine. Dai, che ce la fai a fare sorpasso. Non abbiamo guadagnato per niente, si fermano tutti adesso. E noi non abbiamo guadagnato un cazzo di niente, anzi. Anzi, Verstappen è continuato. No, si è già fermato ed è già uscito. E la madonna, abbiamo perso un sacco di tempo noi. Questi pezzi di merda con le gomme intermedie, maledetti. Dovevamo farlo però, perché fermarci insieme a loro sarebbe stato comunque poco produttivo. Guarda Leclerc che è bloccato da Russell. E noi passiamo, giustamente, bravo Gasly. E che cazzo. Il problema è questo, quando ci sono in pista auto più lente non hanno... positivo per la Williams. Ma aveva gomma soft Verstappen? Che cazzo ha combinato Verstappen? Non aveva... giro veloce intanto. Ma cosa sta succedendo? No, scusatemi un attimo, eh. Ma aveva ancora le intermedie Verstappen. Ah, non si era fermato allora Verstappen. Io gli avevo visto le gomme soft. Ma non si era fermato allora Verstappen. Attenzione. No, allora siamo ancora davanti, però con Sainz attaccato al culo. Ci fa.
Il sorpasso è qui dietro l'angolo. Giro veloce ancora, ma rubato da Sainz, ovviamente. Ci proviamo, signore, a difendere questa assurda, incredibile e non solo insperata, ma neanche minimamente immaginata prima posizione. Ci proverà con le unghie e con i denti il nostro Pierre. Potrebbe essere una roba mai vista, ma adesso DRS per Sainz. DRS per Sainz. Qua non ci sono altre sorprese, né? No. DRS per Sainz. E arriva a sorpasso. E arriva a sorpasso. Io lo fa un po' sudare, ma purtroppo non potevamo fare molto. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Sa che non vado neanche in recupero dell'Hertz perché... Oddio, forse potrei anche. Forse il recupero dell'Hertz, quando se riusciamo a superarlo, potrebbe essere una cosa intelligente. Vediamo. Se riusciamo a superarlo. Vai, apri il DRS. Ci chiude. Ci chiude, non riusciamo a passare. Qua il rettilineo è troppo corto. Ok, devi restare vicino però. Soprattutto in questi settori dove il DRS non c'è. E quindi... E oddio, c'è dopo questa curva, quindi... Riusciamo a stare abbastanza vicini. Verstappen intanto è tornato a 4 secondi. Oh, ci prova Gasly. Ci prova e ci riesce. Ci prova e ci riesce, non per molto. E torna davanti Sainz. E a lui DRS... Bastardo, l'ha fatto apposta. Oh, la Ferrari sale di una posizione. E qua il... No. E lì la fotocellula è solo una. E quindi ha avuto doppio DRS Sainz stando davanti. Incredibile. Incredibile beffa. Incredibile beffa. Stai tranquillo. Non ci credo. La beffa, signori. E adesso vado a riprendere. Oddio, vado a riprendere. Lì è Gasly. Un secondo. Perché la fotocellula per questo DRS non è prima della chicane, ma è prima del tornante. È un'unica fotocellula per due zone DRS. Un bello schifo. Bottas intanto supera di nuovo Verstappen. Che gara anche di Bottas. Qua però non riusciamo noi a tenere il ritmo di Sainz. Non ce n'è proprio. Peccato, però siamo lì. Siamo in seconda. E potremmo anche abbassare l'aggressività, Però ci vogliamo provare. Tanto dietro perdono tempo perché è andato a 4 secondi e 7 Verstappen. Però no, qua davanti noi non ce la si fa. Non ce la si fa, io aspetto di andare magari un po' più lontano, 1.7, 1.8. Parte un po' sul rettilineo che guadagniamo qualcosina, ma poi per il resto non ce n'è, non ce n'è. Peccato, peccato. Siamo rimasti fregati un po' dal traffico quando ci siamo fermati per passare dalle intermedie alle soft, però... Però signori, cioè, ci stiamo lamentando al momento, perché mancano ancora 4 giri, di una seconda posizione, cioè parliamone. Io sono già proiettato al futuro a quando queste saranno posizioni normali, si spera. Arriveremo a quel punto lì. Però che cazzo di gara ha fatto fino adesso Gasly? Mamma mia. Forse avrebbe guadagnato qualcosa anche Albon da tutta questa pioggia, piove, smette, incidenti. Se non fosse stato coinvolto, intendo. Sta appena a 3.5, noi siamo a 3.4 da Sainz. Siamo abbastanza tranquilli su Verstappen, però stiamo comunque attenti.
Aveva qualcosa in più Sainz, ovviamente, alla fine. Qualcosa in più si riassume con una macchina chiamata Ferrari, nel senso. Noi siamo sulla Williams. 2 secondi e 8 Verstappen. Ultimo giro per Sainz, ultimo giro dietro di lui per Gasly e ultimo giro per Verstappen in terza. Vediamo se caliamo un attimo. Mandiamogli anche magari un po' di airs. Facciamoglielo prosciugare. Facendo attenzione però che insomma... Vabbè. Scarica la batteria delle airs. Signori, incredibile. Incredibile, Sainz vince il Gran Premio del Canada, ma in seconda posizione Pierre Gasly. Applausi per tutti, applausi soprattutto per Gasly. Abbiamo fatto bene, signori, a puntare su Gasly. Ci eravamo anche rotti le balle di un Latifi che arriva 16° con l'Alfa Tauri, quindi abbiamo fatto... Chiunque penso che sarebbe stato meglio di Latifi, ma addirittura ad arrivare ad un podio, signori, ad un passo anche dalla vittoria con questa Williams, cioè strategia sublime, pilota eccezionale. Questo è indiscutibile, godiamocelo questo podio, perché insomma per il pilota della Williams, cioè, la nostra stagione è bella che è a posto. Potremmo anche per assurdo puntare sulla ricerca, però non so effettivamente, invece che su sui componenti per questa stagione, non so quanto sia un beneficio puntare sulla ricerca piuttosto che sviluppare le componenti. Effettivamente non so, non ho ancora ben capito dopo 3 stagioni con Aston Martin, non ho ancora capito cosa sia meglio fare, onestamente, però vediamo. Vediamo, adesso qualcosina abbiamo sviluppato. Il francese era in forma pazzesca. Mamma mia, sì, c'è da dirlo, c'è da dirlo, ma state schizzando cosa? Che c'è... La paratia grande, alta 3 metri. Vabbè, comunque, si stappa e si schizza, signori. E dopo settimane di lavoro, grande Pierre, grande Williams, torna sul podio dopo decenni. Anche oggi un'ottima prestazione per la Williams. Bravi tutti, bravi, ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo, 12 posizioni guadagnate, signori, 18 punti e si vola. In classifica Gasly passa in 7ª e costruttori, signori, 6esti. Più 3 dalla Alfa Tauri, superiamo anche la Haas, 6esti. Mamma mia. Mamma mia. Indescrivibile. Anche 2 di punti sviluppo dovete dargliene. Albon lascia perdere. Anche Duan, punti sviluppo. Grosse entrate, non abbiamo bonus a Gasly soprattutto, che è una cosa... Che è una cosa molto molto importante, non dare bonus a caso. Allora, il calendario dice che a fine settimana inizia il periodo ATR, però se io volessi innanzitutto vedere cosa abbiamo in corso noi di sviluppo... Ah, ok, sotto scocca e alettone. Perché la ricerca... beh, non abbiamo slot disponibili, ok, quindi dobbiamo per forza aspettare che sviluppino. Quindi andiamo avanti, non c'è niente da fare, insomma. Franco Colapinto. No, grazie. Superiori aspettative, ma direi di tanto anche. Andiamo a vedere punti sviluppo a Gasly. Gasly ha la fluidità 79, difesa 71. Non saprei neanche se aumentare la difesa o la fluidità 80. Fluidità 80, dai. Poi magari puntiamo sulla difesa, visto che tutto il resto è sopra l'80. Duan ovviamente fluidità, perché è la roba più bassa che ha. Allora, aggiornamento completato del centro di progettazione, ma strutture, andiamo anche a vedere se c'è qualcos'altro. Il simulatore avevamo investito tanto in realtà nella nostra fabbrica. Strutture operative, centro meteorologico, guarda, costa anche poco, ci mette 24 giorni, facciamolo, vista questa gara io direi di farlo, iniziare un po' a svilupparlo. Poi, per quanto riguarda il personale, qualche punto sviluppo ce l'abbiamo. Facciamo delta DRS, deportanza ad alta velocità, vai. Se in realtà sei lì per essere sostituito tu, quindi... ok, adesso io direi andiamo avanti, perché comunque non possiamo fare nessun tipo di progetto.
E invece sì, perché la capacità progetti è appena diventata 3 grazie a questo sviluppo. Ottimo. Non è vero. Ma la produzione. Ho detto male io? Capacità progetti. No. E vedi. Pensioni scarsa, ok. Eh no, non ce lo fa fare. Ah, ma perché non abbiamo ingegneri, giustamente. Ingegneri sono comunque 10. Penso che il prossimo step sia... Esatto, che aumenta a 15 la capacità degli ingegneri. Così riusciamo a fare sì 3 cose insieme, ma mettendoci meno ingegneri. Quindi non è molto, molto favorevole come cosa, insomma. Andiamo avanti. Telaio, produzione completata. Ok. Periodo test. Ok. Contratto di Albon. Va bene che sta per scadere, ma... Andiamo a fare magari un po' di... scouting. Bottas, ok, ma costa un sacco, un patrimonio. L'altro che avevamo visto, oltre a Gasly, non era Ocon, no? Albon, chi c'è? Ricciardo, Vettel, Magnussen. Terrei Albon a questo punto. Fino a che puntiamo su un giovane che potrebbe essere Zu. Tsunoda. Ma non so quanto convenga. Piuttosto aspettiamo la fine della stagione. A parte che abbiamo anche Duan comunque. Sulla quale stiamo abbastanza puntando. Va bene, sì, siamo arrivati già alla gara. Prossimo Gran Premio si va a Silverstone. La nostra auto continua a fare schifo, ma abbiamo conquistato un'incredibile seconda posizione, quindi... Boh, signori, io sono abbastanza stupito, anche perché se andiamo a vedere l'analisi dell'auto, cioè... dovremmo arrivare ultimissimi. Va bene, qua... 10 giorni e 21 giorni, ci mettono tanto, cazzo, quello è il problema. Ci mettono davvero tanto. Va bene, signori, non possiamo fare nient'altro che aspettare... E con questo, signori, direi che è tutto per oggi. Io come sempre vi ringrazio, vi invito a lasciare un like, un commento, soprattutto vista la gara fatta dal nostro buon Pierre Gasly. E con questo, signori, ci salutiamo, ci vediamo con un prossimo episodio. Mi raccomando, seguite tutte le altre serie sul canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.